vorrei che voi avete visto su Facebook quello che c'era, che il sindaco ecologista si attorna di personaggi che vanno lì e scarica. Allora, quei personaggi che hanno portato lì sono i volontari dell'Auser, che avendo difficoltà a conferire lo sfalcio dell'erba e le ramaglie, andavano lì e le potevano ribaltare. Chi, per chi non lo sa, lo sfalcio dell'erba, quando poi si decompone, è un ammendante, la dopo per fertilizzare i terreni, tanto per intendersi. Ecco. Chiaramente, non potendo avere altri appigli per attaccare la mia amministrazione, il sottoscritto o comunque la minoranza, io ho un'idea diversa di come è andata, anche perché strada facendo utile dall'anno scorso a quest'anno, ho avuto un rapporto piuttosto complicato con il maresciallo, però siccome poi questo video andrà pubblicato su Facebook non intendo inoltrarmi nell'argomento. Comunque, morale della favola, il risultato è quello lì. È stato fatto un esposto alla procura, io e il tecnico comunale ci siamo nominati un difensore, l'area non è mai stata messa sotto sequestro, questo significa che di rifiuti pericolosi non ce n'erano e non ce ne sono, è lì da vedere. Quando avremo finito il tutto, manderemo tramite il nostro legale il risultato, diciamo, di tutta l'operazione, che poi verrà aiutata anche al procuratore, che non so, hanno questa... Ecco, morale della favola, alla fine la ciliegina sulla torta, ecco, l'unica cosa che così in qualche modo mi amareggia, perché, ripeto, pensiamo di aver fatto tutto in trasparenza, in onestà, come si può dire, è buon senso, ci siamo trovati questo regalino, però secondo me questo si risolve senza ulteriori complicanze. Ecco. Quello che mi dispiace di più è che il sottoscritto, la mia amministrazione, l'amministrazione che io ho avuto l'onore di presiedere, ha in 5 anni piantumato più di 250 essenze arboree autoctone, cioè quei tipi di piante che qui sul territorio c'erano, sono scomparse, in zone su aree pubbliche, addirittura recuperando quello che sarebbe una cosa per legge, un albero per ogni nato, quello che chiamano la festa dell'albero per ogni nato del paese ogni anno, il comune dovrebbe piantare un albero intitolato al bambino che è nato quell'anno lì. Abbiamo dovuto recuperare anni pregressi che questa operazione non è stata fatta. Io credo di potermi vantare di essere un sindaco ecologista. Parliamo di ecologia e di ambientalismo non estremistico, che poi è quello che dice sempre di no, che poi alla fine va bene. Comunque sul territorio abbiamo agito in un certo modo. Ecco, il discorso che poi oltretutto c'è stato anche un articolo sul giornale dove il mio collega di Pavone, saputo di questa cosa, ha parlato con il giornalista l'ha messo in Facebook, l'ha detto, se l'ha messo a Brescia oggi, no? Sembrava che Balduino fosse la terra di fuochi, e questo mi scoccia parecchio. Mi scoccia parecchio, perché grazie all'intelligenza e, come si può dire, alla riconoscenza di questi signori che hanno fatto l'esposto in procura, questo è il risultato. Però ritengo di essere comunque a posto con la sua coscienza, perché quello lì era un problema che noi abbiamo risolto, non l'abbiamo creato, l'abbiamo risolto. Probabilmente ci saranno 3 liste civiche in corsa alle amministrative di quest'anno. Pensa che sia un fatto positivo per i cittadini di Pralboino avere 3 scelte possibili? Ma è la stessa situazione che ho trovato io quando sono stato eletto sindaco, per cui è una situazione, diciamo così, ma non possiamo dirne, dire anomala non è vero, perché aree di appartenenza politica che anche in altri comuni si dividono e permettono all'avversario di vincere le elezioni, poi la mia area politica specializzata, io sono tesserato PD, per cui non ho nessun problema, la mia area politica specialista a farsi male da sola, siamo dei maghi in questo. Però credo che una situazione con 3 liste sul territorio, oltretutto una delle liste è il candidato, l'altra volta parliamo della lista dell'avvocato Ventura, l'altra è quella del mio assessore che fa riferimento alla mia area politica, e l'altra ancora quella del dottor Franco Spoti, che è attualmente
Eliseo, che comunque, da quello che so io, chi si sta impegnando per dargli una mano a fare la lista è comunque quelli che però erano che non sono più coinvolti direttamente, ma erano le due minoranze che avevo io in consiglio comunale. Quindi rispetto all'altra volta, sostanzialmente non cambia niente. Cos'è che fa testo e che conta? Che conta? È la figura dei candidati, non solo i sindaci, ma anche della squadra, perché essendo un paese piccolo, la gente conosce bene le persone. È al di là dell'idea politica, comunque dell'appartenenza a una certa area politica, no, non è vincolante, non è determinante questo. Per cui secondo me, come si può dire, il pronostico è abbastanza aperto. E che sia positivo o meno per il paese, secondo me conta poco il fatto delle tre liste. Deve essere positivo dopo chi vince, e lo deve fare con criterio, con onestà. Cioè, soprattutto con l'intento di fare, è molto usata e abusata l'espressione bene comune, no? Perché poi alla fine di questo si parla. Comunque, ecco, bisogna amministrare, e siccome ritengo che i prossimi 5 anni non saranno migliori di questi, probabilmente chi si sta candidando non si rende conto bene fino in fondo a cosa sta andando incontro. Però se ha voglia di lavorare, ha voglia di fare le cose in un certo modo, credo che comunque sia un'esperienza utile per chi poi eventualmente potrà essere il sindaco e l'amministrazione. Quanto influiscono i partiti politici nelle decisioni di un'amministrazione di un comune di 3.000 abitanti? Se devo dire, per quella che è la mia esperienza, qualcosa molto, 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 ma molto, ma molto meno di zero. Lui ha sempre fatto scelte in totale autonomia. Totale autonomia. E deve essere così, perché il partito politico può avere così un'importanza, comunque può incidere in qualche modo in grandi realtà dove il partito politico si presenta con il suo simbolo, si presenta come schieramento politico. Va da sé che nelle piccole realtà sono tutte liste civiche, compresa la mia, una lista civica. Io, cioè di PD, nella mia lista c'ero io e l'assessore Pari, gli altri erano qualcuno simpatizzante, altri addirittura non, ancora adesso non saprei dire per chi possano votare alle eventuali elezioni politiche, perché quando ho costruito la squadra ho cercato le persone per conoscenza diretta e ho così contattato e coinvolto persone che ero certo che avrebbero collaborato senza nessun condizionamento da parte di qualsiasi idea politica. Ecco. Quindi il fatto che il sindaco, cercherò di essere il sindaco per tutti i flaboinesi, non è proprio uno slogan, ma è così che si deve fare, perché poi uno perché sai che è dalla tua area politica, questo qua lo favorisci e l'altro no, non sta almeno per quello che io, non sta né in cielo né in terra. Lei si ricandiderà come sindaco o per qualche altra carica politica? Allora, io ho intenzione di prendermi il resto della mia esistenza sabbatico, torno a fare il pensionato, come l'ho fatto fino al 2000, dal 2002 al 2009. Ho un bell'orto importante in collaborazione con mio figlio da coltivare. Ho altre attività che comunque mi permettono di non essere obbligato a fare delle giornate seduto al bar a giocare a briscola, non è una cosa che proprio non ho mai fatto. Per cui intendo disinteressarmi totalmente della cosa pubblica. Io ho sempre dato una mano all'Avis, perché quando mi sono candidato sindaco mi sono dimesso dalla carica di vicepresidente della sezione Avis proprio di Novezzano, per evitare che comunque qualcuno pensasse che io strumentalizzavo questa carica per fare il candidato sindaco. Ho sempre dato una mano in occasione delle votazioni collettive, tornerò magari a fare qualcosa di più per l'Avis, credo che dia molte più soddisfazioni rispetto ad altre attività, altre cariche. Cosa ne pensa delle attività ristorative che hanno chiuso? È un caso? Secondo me è una maledizione, perché se parliamo, non so, ristorante Barchi, cioè Pralguino, adesso conosco il Brilliant d'Oro, che è sulla guida Michelin, insomma, il ristorante Barchi era conosciuto, dicevi, ah, io sono di qua, ah, ristorante Barchi, magari a Brescia, non so, da qualche altra parte, e lì purtroppo, dopo la gestione del titolare, di chi l'ha creato, diciamo, c'è stata la gestione dei Fratelli Ventura che ha avuto un notevole successo.
Le gestioni successive l'hanno portato praticamente alla chiusura. Lo stesso vale per il Rea, vale anche per il Rea Boino, che è qui, che è un ambiente bellissimo, bellissimo. Anche lì piano piano gestioni e magari rapporti un po' conflittuali con il proprietario hanno fatto sì che sia chiuso tuttora. Ristorante Angelino, che anche quella era una trattoria tipica, lì la famiglia insomma poi invecchiata, i genitori hanno avuto difficoltà, i figli si sono sposati e hanno fatto altro, e quindi anche lì è chiuso. E qui quello che è il paese dei ristoranti praticamente si trova, sì, ci sono due pizzerie, una qui in paese, una la frazione Santa Maria, però io direi che non è una conseguenza della crisi, perché molte attività hanno chiuso per questo, ma una, diciamo, una conseguenza del fatto che le gestioni che sono succedute non hanno sfondato, ecco, tanto per intenderci. Bene, direi che abbiamo concluso, possiamo ringraziare il sindaco Migliorati per la sua disponibilità. Io ringrazio voi perché ero curioso, vi aspettavo, ero ansioso di incontrarvi, perché cioè confronti così franchi, così schietti, così senza nessun vincolo è difficile, perché c'è sempre la possibilità che comunque ci sia un qualcosa dietro che invece ho constatato, ho toccato con mano, perché mi fa piacere, quindi vi ringrazio, che è stato un confronto franco, schietto, lui mi ha fatto delle domande, io credo di aver risposto nel modo più esauriente, non dico esaustivo, non mi piace il termine, però il lavoro no, ecco, esauriente possibile. Cosa vi devo dire? Abbiate fiducia, specialmente nelle vostre comunità, partecipate, perché solo partecipando, facendoci sentire, che in qualche modo si riesce a incidere. Io purtroppo a Falguino i giovani, so che i giovani sono dovuto fare una vita intera, perché ho fatto un allenatore di calcio, per cui i giovani ne hanno avuti tanti, ho sempre avuto delle belle soddisfazioni, non tanto come risultati, ma come rapporto umano con le persone. È importante l'apporto e il contributo dei giovani nelle piccole comunità come le nostre, perché regna più e più facile vedere un certo disinteresse o qualunquismo, magari solo la voglia di reclamare, di protestare o criticare, no? Senza magari neanche conoscere la realtà dei problemi. Se invece ci fosse la parte vostra, che avete veramente molto più aperta, sicuramente della una preparazione culturale maggiore rispetto a quando io ero la vostra età, potrebbe essere un contributo importante per tutte le comunità. Grazie. A voi. Grazie, Filippo.